Benvenuti a Una vita dal libraio, il programma ideato da Gioacchino Onorati. Oggi è martedì 15 marzo 2022 e sono le ore 9. Abbiamo il piacere di avere con noi Alvaro Tomasini, libraio della libreria Ancora di Trento. Buongiorno Alvaro e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno a tutti e grazie a voi di averci invitati. Bene, allora per rompere il ghiaccio, Alvaro, ti chiedo la cortesia di presentarti ai nostri telespettatori. Sì, appunto, io sono Alvaro, lavoro alla libreria ancora da circa 6 anni, però precedentemente ho lavorato in un'altra libreria per una decina d'anni circa e quindi insomma ormai sono in questo mondo già da un po' di tempo. Ho fatto lettere e quindi questo tipo di lavoro direi che è una naturale prosecuzione di quello che è stato il mio percorso di studi, perché ho passato 5 anni e mezzo ai libri e poi ho continuato a lavorare, diciamo, in questo campo, pur con una breve parentesi di un altro lavoro che ho fatto precedentemente. Quindi, per non annoiarmi, diciamo che ogni tot anni cambio posto, però al momento mi trovo bene qui e spero di poter continuare a lavorare qui ancora per molto tempo. Perché la libreria si chiama così? Allora, la libreria si chiama così, anche se in realtà poi vi dirò che a Trento tutti la conoscono con un altro nome. Si chiama così perché è di proprietà della società Ancora, che è una società che ha sede a Milano e che possiede anche una casa editrice, una tipografia e altre 3 librerie sparse in giro per l'Italia. E come vi dicevo, però, a Trento in realtà tutti la conoscono come Libreria Artigianelli, perché è stata fondata dai padri Pavoniani, detti Artigianelli, perché insegnavano sostanzialmente la loro, chiamiamola missione, era quella di insegnare ai ragazzi che non avevano possibilità di studiare un'arte, quindi un mestiere che poteva essere il falegname, poteva essere il rilegatore, poteva essere. Avevano varie scuole e venivano chiamati artigianelli. Verso la fine del 1800, quindi 1890, adesso la data precisa non me la ricordo, decidono di aprire anche una libreria che inizialmente era una libreria religiosa e quindi diventa la libreria degli artigianelli. Quindi poi la libreria artigianelli è rimasto per i trentini il nome di questa libreria. Ancora adesso, quando, non so, abbiamo dei clienti magari in libreria che rispondono al telefono e dicono sono agli artigianelli, non dicono sono all'Ancora, anche se in realtà ormai sono parecchi anni che il nome è stato cambiato. Però insomma quello è rimasto e va anche bene, insomma, perché è giusto anche, secondo me, coltivare quelle che sono le radici, le tradizioni, dei territori, del territorio locale, insomma. La libreria ha una specializzazione particolare o si occupa di varia? E poi ti volevo chiedere, collegato a questa domanda, come si è evoluta negli anni? Sì, allora, come dicevo, inizialmente la libreria, essendo stata aperta da un ordine religioso, era una libreria religiosa, per cui molto molto specializzata, diciamo. Poi nel corso degli anni la libreria si è evoluta e si è rifatta il look e i contenuti tantissime volte. Attualmente siamo una libreria di varia, è stato mantenuto comunque un settore religioso che è l'unico in regione, credo, perché anche in Alto Adige credo che ormai non ci siano più librerie religiose e quindi abbiamo pensato di mantenerlo per comunque offrire un servizio anche a questo tipo di clientela. Però negli anni poi si è affiancato un reparto di narrativa, un reparto di saggistica che va dall'attualità alla filosofia, alla storia, alla scienza. Abbiamo il reparto di manualistica, quindi libri di cucina, libri di viaggio, guide turistiche, fino ad aver aperto anche un ampio reparto di letteratura per bambini e per ragazzi, che siamo contenti e sta funzionando molto bene. Quindi diciamo che appunto negli anni l'idea dei contenuti della libreria è andata sempre più aumentando, sempre più espandendosi. E grazie a questo siamo
Abbiamo la fortuna di avere degli spazi molto molto grandi per la libreria e quindi questa negli anni è diventata un po' il punto di riferimento non solo della città di Trento, ma direi di tutto il Trentino, proprio per l'ampia scelta che, grazie appunto allo spazio che abbiamo, siamo in grado di offrire alle persone. Quante persone lavorano nella libreria e come sono organizzate? Allora, attualmente siamo in 7 più una persona che fa part-time. Abbiamo un direttore, anche se la nostra proprietà è a Milano, però comunque abbiamo, direi, molta autonomia sulle scelte della gestione della libreria, anche se ovviamente poi dobbiamo confrontarci con loro. Però diciamo che ci lasciano abbastanza fare. E in libreria siamo poi in 5 sostanzialmente, perché poi abbiamo una persona che si occupa di tutta la parte amministrativa, e quindi dalle fatture preventivi per le scuole piuttosto che per le biblioteche, per enti, e tutta la gestione dei conti, ecco, sostanzialmente, anche se poi all'occorrenza ovviamente sia il direttore sia quest'altra persona vengono a dare una mano in libreria, chiaramente quando c'è bisogno. E poi, dicevo, abbiamo un'altra persona che lavora part-time e che segue principalmente il magazzino e quindi gestisce un po' quello che è l'arrivo dei pacchi, il carico in computer e un po' appunto la gestione del magazzino e di questa zona qui. Quali sono i rapporti che intrattenete sia con i distributori e sia con gli editori? Ma sostanzialmente noi, con editori e distributori, passiamo attraverso i rappresentanti, che sono quelli che sono il nostro tramite appunto con poi la parte editoriale. Quindi, se abbiamo bisogno magari di fare presentazioni, di fare eventi particolari per cui ci servono tante copie di libri, noi solitamente passiamo sempre attraverso i rappresentanti che ci fanno da tramite e cercano di spuntare magari qualche condizione un pochino meglio per la libreria. E diverso invece è il rapporto con gli editori locali, con i quali insomma abbiamo un contatto diretto, un filo diretto e con cui ci siamo sempre trovati bene, direi, a lavorare, perché si può instaurare un bel dialogo, si possono fare dei progetti assieme e quindi sul territorio appunto lavoriamo direttamente con le case editrici, che sono quasi tutte a distribuzione locale. Abbiamo solo un editore a Rovereto, qui in una città vicino a noi, che è Keller Editore, che ha una distribuzione nazionale, che sta lavorando molto bene, che vende bene, e con lui insomma abbiamo da anni un rapporto da quando ha cominciato, anche se passiamo comunque dai distributori per i suoi libri, però insomma con lui ci sentiamo spesso, ci racconta delle novità che escono, del lavoro che sta facendo, insomma siamo contenti di poter lavorare anche con lui così. Come sono esposti i libri sia in vetrina sia all'interno della libreria? Allora, in vetrina ovviamente vanno di solito le novità. Abbiamo la fortuna barra sfortuna di avere tantissime vetrine, perché sono, mi sembra, 8 vetrine, e quindi quando dobbiamo riempirle diventa un lavoraccio, diciamo, però insomma, magari non le facciamo tutte insieme, perché sennò diventerebbe un disastro, riempiremmo la libreria di libri che vanno e vengono, e cerchiamo di farle un po' alla volta. Sono tante e non sempre abbiamo le idee brillanti, per cui a volte insomma ci vengono un po' così, a volte ci vengono bene, insomma cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco. Di solito appunto mettiamo le novità, a meno che non ci sia qualche evento, o che non sia qualche presentazione in libreria, per cui allora una vetrina viene dedicata a quell'evento, a quella presentazione. Oppure, non so, penso a quando c'è il Festival dell'Economia, il Festival della Montagna, il Festival dello Sport, che sono dei festival che si tengono proprio a Trento. Allora in quei periodi una vetrina ovviamente è dedicata a quell'evento in particolare. All'interno della libreria invece abbiamo a parete i classici scaffali in cui i libri vanno in costa, e lì solitamente vanno i classici oppure i libri che hanno già qualche mese. E poi abbiamo all'interno delle isole, su cui ogni isola diciamo è dedicata ad un particolare argomento, quindi c'è l'isola dei romanzi novità, c'è
c'è l'isola della filosofia, l'isola della storia, l'isola della narrativa di montagna. Ogni isola appunto ha il suo, diciamo, il suo particolare argomento, e su quello mettiamo principalmente le novità che poi dopo un po', se non vendono, vengono rese alla casa editrice, al distributore, altrimenti magari passano a scaffale, dove hanno una seconda vita, diciamo così. Fate parte di un'associazione di categoria? E come libreria, no, facciamo un riferimento a quella che è l'Associazione Librai qui di Trento, con cui collaboriamo, con cui ci sentiamo e con la quale appunto ormai da anni si collabora, anche perché per l'organizzazione, come dicevo, per esempio del Festival dell'Economia o del Festival della Montagna, che hanno anche una parte di bookshop, quella solitamente viene gestita da più librerie contemporaneamente. E il tramite appunto tra le librerie lo fa l'Associazione Librai qui di Trento. Vogliamo ricordare allora dove si trova di preciso la libreria e vicino a qualcosa? La libreria è in via Santa Croce, che è una via abbastanza centrale di Trento. Siamo per Pia di Trento vicinissimi a Piazza Fiera, che è una delle piazze principali di Trento, e direi che la nostra posizione è molto molto comoda, insomma, perché non siamo in ZTL, quindi si può arrivare in macchina, però siamo immediatamente fuori perché inizia a 200 metri da noi, insomma, la ZTL, quindi direi che siamo ben posizionati. Come ci hai detto, la libreria, essendo principalmente una libreria di varia, immagino che questo si rifletta anche sul vostro pubblico, su chi sono i lettori che vi frequentano. In generale ti volevo chiedere se vi è capitato o generalmente ospitate presentazioni. Sì, abbiamo ovviamente, come tutti, abbiamo dovuto sospendere per il periodo, per il motivo che ben tutti conosciamo, però sì, siamo contenti di ospitare presentazioni. Tendenzialmente ospitiamo in libreria autori locali o comunque che possono instaurare un rapporto diretto con noi, ecco, che vengono, si presentano, ci chiedono, ci piace poter dialogare direttamente con gli autori e poterli conoscere. È difficile che venga il grandissimo nome di Mondadori piuttosto che di Rizzoli, anche perché, insomma, non possiamo ospitare centinaia di persone in libreria perché diventerebbe un po' ingestibile. Però abbiamo una piccola sala in cui un 20-30 persone ci stanno comodamente e quindi riusciamo a fare queste presentazioni mirate. Diverso è il discorso, per esempio, presentazioni che vengono organizzate al di fuori della libreria, per esempio nei teatri della città, in cui allora lì sì, si può lavorare con numeri di diverse centinaia di persone, e allora lì ci affidiamo alla collaborazione o diretta con le case editrici, oppure, come dicevo prima, passando tramite i rappresentanti, e lì andiamo noi a portare i libri, a vendere i libri alla presentazione. Quindi ovviamente è importante il ruolo che riveste la rete per la libreria stessa, così come ci hai detto. E ti volevo chiedere quali sono i social che utilizzate, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, insomma, quello su cui fate maggiormente affidamento. Allora, i due che usiamo sono sostanzialmente Facebook e Instagram. Il primo che abbiamo aperto è stato Facebook, poi a questo, un paio, 2 o 3 anni fa, abbiamo associato un profilo Instagram, e sono i due con cui lavoriamo. Non so, abbiamo anche pensato di magari di spostarci anche su altri social, però poi seguirne troppi alla fine diventava troppo dispersivo, ci voleva, non dico una persona che facesse solo quello, ma insomma quasi, perché se inizi a interagire, a rispondere, a postare, si perde tantissimo, si perde, cioè, bisogna investire più che altro tantissimo tempo per farlo,
e quindi diventava un po' troppo impegnativo. Per cui abbiamo pensato che alla fine è meglio investire il nostro tempo su due sole piattaforme social e cercare di, per quelle che sono le nostre competenze, ovviamente, di farlo un po' bene. Ecco. Quindi queste due sono quelle che seguiamo. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa bella intervista. Prima di lasciarci, ti volevo chiedere un'ultima cosa, ovvero a tuo parere, quali sono le prospettive per il futuro, ovviamente riguardo al settore. Ma ci ha fatto piacere vedere come dopo il lockdown ci sia stata una ripresa delle persone che hanno iniziato a frequentare la libreria. Abbiamo notato anche persone nuove che prima non venivano in libreria, che hanno iniziato ad entrare, a girare tra gli scaffali, a dare un'occhiata, e quindi questa è una cosa positiva, ne siamo contenti. Siamo contenti anche di come stiamo lavorando con i bambini. In particolare abbiamo iniziato alcune collaborazioni con delle scuole materne, quindi portiamo i bambini in libreria, leggiamo loro dei libri. C'è la mia collega che segue il reparto ragazzi, che è molto brava a lavorare con i bambini, lo fa volentieri, e si vede che i bambini poi sono contenti quando vengono, e quindi questi sono, direi, gli aspetti positivi. Perché poi comunque ovviamente con i bambini abbiamo visto che tornano e portano con loro i genitori, quindi di questo siamo contenti. L'aspetto che più ci preoccupa forse è quello che riguarda tutto il commercio online, che ci sta penalizzando molto, soprattutto in un territorio come il nostro, che è il Trentino, che è fatto di distanze magari non lontanissime dalla città, però da strade di montagna sostanzialmente, per cui per fare 20-30 km magari ci vuole un'ora, un'ora e mezza, e questo ovviamente spinge molte persone, soprattutto appunto delle valli più periferiche, a dire: chi me lo fa fare di farmi 2 ore di macchina per andare a comprare un libro, quando ordinandolo online ce l'ho a casa dopo 2 giorni? E ovviamente li posso anche capire. Però è quell'aspetto che un po' più ci preoccupa, perché se una volta tutti venivano in città non solo per comprare i libri, ma anche altri prodotti, immagino che per gli altri negozi più o meno il discorso sia lo stesso. Oggi non è più così, e il lockdown abbiamo visto che ha aumentato di molto questa tendenza. Ecco, quindi su questo magari dovremmo studiare qualcosa e cercare di lavorare un po' di più. Grazie mille Alvaro per la tua disponibilità, per la tua bella testimonianza. Io ti saluto con l'augurio di poterci aggiornare presto, anche magari con altre iniziative che vorrete promuovere nei prossimi mesi, un po' un quadro di tutto quello che voi promuovete, ce l'hai fatto e ti ringraziamo per questo. A tutti i nostri telespettatori do invece appuntamento alla prossima puntata di Una vita dal libraio. Grazie ancora Alvaro, ciao e a presto. A voi, ciao, grazie.